Lei personalmente come vede il futuro della comunicazione, non solo per quanto riguarda la televisione, ma anche, i nuovi media? Ma io voglio essere ottimista, io spero che le persone si preparino e diventino più consapevoli e più smaliziate. Ecco, io mi muovo in questa direzione. Certo, c'è poi sempre una massa che è difficile da formare, da educare, ma speriamo che attraverso la scuola, attraverso gli insegnanti, eccetera, si riesca. Dovrebbe diventare un oggetto di studio a Sì, scuola, una materia di continuamente. insegnamento. Sì, continuamente fare un'analisi di quello che vedi sui media, fare un'operazione di smontaggio. Sì. E, ecco, facendo lo smontaggio tu capisci tante cose. Ricordo che appunto negli anni 90 c'era una scuola in Sicilia, ad Erice, diretta da un bravo direttore, dove c'era un laboratorio di televisione nella scuola elementare. I bambini di quarta e di quinta nel corso dell'anno realizzavano un programma, ma loro, cioè Sì. scrivevano il testo, la sceneggiatura, e poi curavano le riprese, poi mettevano le musiche, i dialoghi e così via, e poi facevano il montaggio alla fine, insomma, e poi veniva fuori il prodotto. Ma ecco, allora. Se loro sono attori, sceneggiatori, attori, quindi vivono dall'interno diciamo questi media, ecco, questa è un'esperienza validissima perché ti rendi conto, diciamo, come puoi modificare, Sì. Sì. manipolare. Basta cambiare la musica di fondo, no? Basta mettere un certo dialogo piuttosto che un altro, le immagini assumono un altro. Oppure tagliare un'intervista. Cioè, tu Certo. puoi far dire la cosa opposta all'intervistato se tagli l'intervista in un certo modo, Montarlo in un certo modo. no? Montarlo in un certo modo e così via. Quindi, ecco, quello invece è un'esperienza valida. Se sono i bambini, i ragazzini, i ragazzi che fanno televisione, che producono questi prodotti, allora sì, perché vedono. Immediatamente, insomma, ti rendi conto di come puoi spingere in una direzione piuttosto che in un'altra. Per esempio, ad una manifestazione c'era una grande folla, ma io posso riprendere un angolo della piazza dove la gente è Certo. concentrata, poi nel resto della piazza non c'è nessuno Sì. e quindi dare l'idea che c'era una grande folla. Quindi diciamo, da un lato una conoscenza sempre più approfondita e raffinata di questi strumenti che ormai sono presenti nella vita delle persone, che non si possono usare in maniera sconsiderata, in maniera troppo superficiale, e dall'altro consentire ai bambini anche di crescere secondo i loro ritmi, secondo i ritmi naturali. Non pensando che le esperienze qualificanti sono solo quelle che si fanno con le tecnologie, ma si possono fare delle esperienze importantissime e fondamentali anche nel cosiddetto mondo reale, insomma.